Buon compleanno a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Ha piovuto, anzi è piovuto con il verbo essere. Scusate, poi qualcuno mi potrebbe offendere con i commenti. Allora ragazzi, è piovuto e ho deciso quindi di prelevare dell'acqua di pioggia in un parco. Più che altro è una specie di prato vicino a un parcheggio, il parcheggio delle Poste Italiane di Modena. Era un'indicazione abbastanza superflua. Comunque ho prelevato questo campioncino di pioggia e sono andato a vederlo al microscopio cercando di individuare qualche forma microscopica. Quindi, bando alle ciance, direi che possiamo iniziare subito. Allora ragazzi, sto qui vicino alle Poste nel giardino per prendere praticamente dell'acqua piovana. Prendo prima quella in superficie, dopodiché prendo un altro campione, quella in maggior profondità. E poi l'ho messo nelle boccette e ho iniziato a vederle al microscopio. Ho girato veramente tantissimo ragazzi e ho trovato solamente alcuni protozoi all'inizio, perché ho preso prima l'acqua, il campione, quella in superficie. Quindi girando e girando per interminabili minuti, anche mezz'ora e più, ho visto solamente alcuni protozoi. Protisti, non lo so cosa potrebbero essere, ma sono quelle bollicine che vanno in giro per tutto il vetrino. Poi se voi qualcosa sapete di più di me, basta che lo scrivete su un commento. Poi ho utilizzato il microscopio e l'acqua, quella in basso, più in profondità, e ho visto questo anellide che si dimenava per il vetrino. Si dimenava, ma quando io utilizzavo un maggiore ingrandimento restava fermo, come se sapesse che lo stessi spiando, una cosa impossibile. Però ovviamente questo non si può assolutamente vedere a occhio nudo, non riesci in alcun modo a vederlo, è piccolissimo, è un verme minuscolo ed è ovviamente un anellide. L'ho ingrandito ancora di più ed era immobile, per fortuna almeno riuscivo a vederlo abbastanza bene con un ingrandimento maggiore. Questo è il massimo dell'ingrandimento che posso effettuare. Potete vedere tutto il suo apparato. Purtroppo la qualità è quella che è in un ingrandimento maggiore. Ho ripreso l'ingrandimento minimo e continuava a dimenarsi. Poi questo è un ingrandimento medio e continua a dimenarsi ovviamente. Poi ogni tanto stava fermo immobile come se fosse morto. All'inizio pensavo che fosse morto, la prima volta è rimasto immobile così, ma in realtà non so perché riesce veramente a non muoversi assolutamente. Quindi l'ho visto per benino per tantissimo tempo, in realtà sono rimasto a vederlo. Io ho tagliato. Poi sono andato avanti per il vetrino e ho visto un altro protozoo. Questo invece è una specie di ciliato. Un ciliato perché è un pochino più grande di un protozoo, mentre questo ragazzi dovrebbe essere una diatomea. Cioè sono delle alghe unicellulari, dovrebbero essere, che comunque si muovono attraverso la fotosintesi clorofilliana, riescono a sopravvivere. Non ho capito se sono animaletti o solamente piante, ma è strano che siano piante perché comunque si muovono. Non mi sono informato più di tanto, ma sono riuscito a leggere dopo tantissimo tempo passato sul web per trovare cosa fosse questa specie di animaletto, e credo che sia una diatomea. Nelle foto era quella che più si avvicinava e sono delle alghe unicellulari o pluricellulari, quello che cacchio è. Sono abbastanza ignorante ragazzi, ma mi affascina particolarmente perché sembra un rettangolo mobile, fantastico. Poi ho trovato questi altri animali molto veloci che dovrebbero essere dei paramecio. È molto veloce, utilizza delle ciglia per muoversi ed è molto agile, molto veloce diciamo rispetto agli altri che abbiamo visto. L'ho ingrandito, potete vedere qui tutti i particolari.
Le ciglia non so se si vedono, ma sono delle specie di peletti, peluria che utilizza per muoversi, strisciare, nuotare e tutto quanto. Guardate quanto è strana la vita, cioè veramente rimani affascinato perché pensi che sia solamente una goccia d'acqua, in realtà vedi tutto questo mondo che è invisibile agli occhi. Tutte queste cose che stiamo vedendo fino prima del 1800 erano sconosciute, poi con l'avvento dei microscopi sono stati scoperti. Queste prima non si sono mai viste nella storia dell'uomo. Si conoscono da circa 200 anni. Molto 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 belli, interessanti, curiosi. Capisci quanto sia strana la vita, perché la vita è iniziata tutta da questi esseri. Senza questi animaletti la vita sarebbe impensabile, perché loro che cosa fanno? Mangiano i detriti, assimilano gli organismi e ricostituiscono tutta la vita che noi vediamo. Quando moriamo, ovviamente, le cose più piccole vengono smaltite da questi animali e ricomincia tutta la vita. Vedete un'altra diatomea lì giù? L'ho presa per pochissimo, poi sono andato avanti. Un'altra diatomea ancora. Era veramente pieno, ragazzi, vi lo posso assicurare, ce n'erano tantissime, tantissime. Quindi ogni tanto giravo, lo ingrandivo. Le diatomee mi sembrano proprio carine, sembrano bastoncini, ma hanno vita propria. Hanno vita propria. Infatti, guardate questa, è la velocità con cui si trascina sul fondale. Molto molto carina la diatomea. Che dicono anche che siano gli organismi più vecchi dell'universo, cioè dell'universo, del mondo, della Terra. Sono nati questi come uno dei primi organismi. Poi ho trovato un altro paramecio. Ogni tanto spuntavano. Mi spuntavano velocissimi sul microscopio. Abbiamo visto un'altra diatomea velocissimamente. Poi ho trovato un altro anelide molto molto più grande di quello di prima, più grande per modo di dire, che si muoveva in maniera vorticosa e si dimenava velocissimamente. Quindi per forza l'ho aumentato al minor ingrandimento possibile. Ho aumentato. Oddio, sto parlando malissimo, ragazzi. Sto parlando malissimo. Vi posso assicurare che stavolta l'ho messa in controluce il vetrino e si vedeva un flebile puntino che si muoveva. Quindi questo a occhio nudo un pochino, ma proprio in minima parte si vede qualcosina, ma veramente si fa molta fatica. Io ho visto solamente un puntino che si muoveva un pochino. Più di quello no, niente. E niente, ragazzi, tutto qui. Ok, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Io l'ho trovato abbastanza interessante. Noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Mettete un bel mi piace, un commentino, condividete, iscrivetevi e fate i bravi. Ciao ragazzi, ciao 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 ciao!